Allora, i tumori colorettali vengono normalmente compresi insieme per il fatto che entrambi si riferiscono al grosso intestino, diversamente dal piccolo intestino o intestino tenue. Ciononostante, esistono notevoli differenze tra i tumori del colon e i tumori del retto, soprattutto del retto medio-inferiore. I tumori del colon sono quelli che insorgono o nel colon destro, percentuale significativa che va dal 30 al 40%, o a carico del colon trasverso che invece appaiono meno frequentemente, o a carico del colon sinistro, quindi il discendente, il sigma e la cosiddetta giunzione sigma-retto. Questi tumori sostanzialmente possono essere considerati facenti parte di un unico capitolo. Un capitolo a parte è invece quello relativo ai tumori del retto propriamente detto, quindi dell'ultima porzione del grosso intestino che si conclude poi con il canale anale. Bene, questi tumori a carico del retto ed in particolare del retto medio inferiore, cioè al di sotto della riflessione peritoneale, meritano una distinzione perché si è visto che si comportano dal punto di vista biologico in maniera diversa. Tant'è vero che i tumori del retto, durante la stadiazione preoperatoria che si avvale e di una TAC e di una risonanza magnetica con mezzo di contrasto, possono poi essere trattati diversamente a seconda dell'esito di queste indagini preoperatorie. In maniera più precisa, se un tumore del retto medio inferiore viene diagnosticato in una fase precoce, a quel punto beneficia immediatamente dell'intervento chirurgico. Se invece un tumore del retto medio inferiore viene scoperto in una fase già più avanzata, vale a dire con la presenza magari già di linfonodi positivi o con una estensione importante, in termini tecnici si dice un T3 all'interno della parete, a quel punto la sopravvivenza migliore viene ottenuta se il paziente non effettua direttamente l'intervento chirurgico, ma l'intervento viene preceduto da un trattamento preoperatorio definito neoadiuvante, che si avvale dell'utilizzo contemporaneo sia della chemioterapia che della radioterapia. Questo trattamento è un trattamento ambulatoriale, dura 5 settimane, poi si osserva un intervallo di attesa che dura circa 10 settimane. Durante questo intervallo la radioterapia consolida i suoi effetti benefici sul tumore, effetti benefici che possono persino giungere ad una scomparsa del tumore, cosa che avviene però in una percentuale grosso modo intorno al 12-13%. Una volta trascorse poi queste 10 settimane, poi si arriva all'intervento chirurgico. Un'altra differenza importante tra i tumori del colon da un lato e i tumori del retto medio inferiore consiste nel fatto che nei tumori del colon, tranne rarissime eccezioni, c'è sempre il ristabilimento della continuità intestinale, vale a dire si reseca una porzione e quindi le due estremità vengono nuovamente ricomposte, ricollegate, senza necessità dei cosiddetti sacchetti, vale a dire delle derivazioni intestinali. Nel caso invece del tumore medio inferiore del retto, poiché in questi casi la giunzione che fa seguito all'asportazione del tumore ha una più alta percentuale di deiscenze dell'anastomosi, cioè di mancata tenuta della sutura, è obbligatorio da parte del chirurgo effettuare una ileostomia temporanea protettiva, cioè di posizionare il cosiddetto sacchetto che deve durare per circa un mese. Durante questa fase, quindi, mentre questa nuova sutura ha il tempo di cicatrizzare, non vi passano le feci in quel distretto perché sono derivate all'esterno e quindi una ripresa può avvenire con maggiore tranquillità. Una volta che sia stata verificata la tenuta di questa sutura, a quel punto, con un intervento molto veloce e privo di grossi problemi, può essere ristabilita la continuità eliminando quindi questa derivazione intestinale, eliminando quindi il sacchetto.